c'è da spendere una parola per quello che sono le relazioni intrafamiliari a proposito di una patologia, perché questa va ad alterare quelle che sono tante dinamiche, anche gli equilibri con gli altri fratelli. Esatto, Noi certo. spesso vediamo Famoso figura del sibling, no? Sì, perché è istintivo che la coppia genitoriale si polarizzi sul bambino che ha dei problemi. Certo. Molti ti vengono a dire da adulti, questo noi lo vediamo, cerchiamo di dirlo dall'inizio. Mia madre non, e per mia madre esisteva solo mio fratello perché aveva il problema, punto. Certo. Molti mi dicono, io poi non mi sono manco accorta, non mi ricordo neanche quando si è lasciata camminare, quando è andata a scuola, come andava, perché ovviamente eravamo presi dall'altro. Questo ingenera una serie di dinamiche poi difficili da scardinare negli anni, quindi noi stressiamo molto l'importanza di coinvolgere sicuramente anche gli altri fratelli, perché poi sono uno stimolo fondamentale Eh sì. per il bambino in quel momento che ha un problema, ma sicuramente non relegarli a un ruolo di secondo piano. Certo, perché E poi tanto, il e vabbè, ma carico era normale, stando. perché tanto lui non aveva problemi, andava bene a scuola, ha camminato in tempo, ha parlato in tempo, non mi dava problemi, quindi io aiuto. No, no, perché purtroppo si instaurano delle situazioni di frustrazione di cui il genitore non se ne rende conto in buona fede. Certo. Ma nell'ultimo periodo sto assistendo pure a un'altra cosa che spesso fanno i genitori quando poi cominciano a crescere, i ragazzi, e loro a invecchiare, si pongono il problema del dopo. Allora cominciano a Certo. fare: mi ha promesso, è vero che mi hai promesso che tu ti prenderai cura di tuo fratello, Sì, oppure che di tua sorella che starà sempre con te. viene investito di un carico di Anche responsabilità. questo non è, anche se viene istintivo pensarlo. È ovvio, no? La prima cosa, però un attimo, vi rendete conto che state dando a questo bambino, a questa bambina, una responsabilità infinita? Beh, a volte c'è Per proprio la suggestione da parte del sibling di essere nato solo per quello. In alcuni casi c'è questa percezione e facciamo fatica a guidare questo fratello competente nel realizzare la propria identità, nel certo, realizzare il separarsi proprio progetto di vita, dal ruolo, dalla funzione. svincolarsi da quel ruolo e da quella funzione. Tutto gli sembra chiuso. No, io devo stare qui, devo fare questo perché che alternativa c'è? Non mi riguardano le alternative. Quindi questo è un altro lavoro che noi cerchiamo di fare con queste famiglie. Immagino sia molto dinamico anche lo sviluppo emotivo dei sibling con fasi di rifiuto. Senza avere sensi di colpa, perché poi a volte i fratelli, nel momento in cui non reggono, un fratello iperattivo, che può avere un acting aggressivo, che può avere, si sentono talmente in colpa che rimangono poi coartati, Certo. e anche la loro dinamica fra fratelli E beh. non è alterata, ma anche per la crescita e lo sviluppo sano dell'altro. Perché se noi non diamo un feedback di un certo tipo di comportamento anche fra fratelli, no, sai, tu sai, tu sei, no, per carità, sei buono, non puoi dirgli niente, tu sai che lui c'è. Questo mi altera anche lo sviluppo dell'altro, perché noi lavoriamo anche sul contenimento e l'estinzione dei comportamenti disadattivi. Se a casa, ecco, un fratello si sente in colpa per aver reagito anche con un rifiuto in quel momento, non manda il messaggio all'altro fratello che deve adattare il più possibile il suo comportamento, che magari possa non essere accettato. Certo. Quindi dobbiamo dire anche ai genitori di far essere spontanei questi ragazzi, i fratelli, e nel Sì. momento in cui non se la sentono certe cose, non di non colpevolizzarli. Per esempio, no, tu non te lo sei portato, ma io uscivo con la ragazza, è il più appuntamento. No, ma tuo fratello però pianto e tu lo sai che lui c'ha un problema. No, un momento, non potete sovraccaricare questo ragazzo anche di queste responsabilità. Anche se è naturale per la famiglia rendersi Certo, conto è che ovvio, è quella è una spontaneo, è risorsa certo, è certo. che loro hanno a disposizione in famiglia, no? È anche il modo per sentirsi più sereni, più tranquilli, soprattutto nel momento di transizione dall'età pediatrica
pediatrica all'età dell'adolescenza, quando il ragazzo comincia a voler uscire, a voler frequentare il suo gruppo di appartenenza, no? A confrontarsi magari di più col fratello minore o maggiore, più competente. Sì, e da parte dei genitori c'è la preoccupazione rispetto proprio alla sicurezza del figlio meno competente. E quindi la presenza di un fratello che faccia da non dico da guardiano, ma comunque chaperone. Un po' da guardia del corpo, sì, è per loro un rasserenante, no? Certo. E avvicina anche un po' di più l'idea di vedere un figlio verso la normalità, no? Anche se oggi non parliamo più di normalità, ovviamente. C'è da dire. Però la capacità di essere autonomi a 360 gradi. Autonomia, certo. E a questo proposito, mi dai l'assist per chiarire un altro concetto. A cosa serve la riabilitazione? Perché per molti genitori la riabilitazione è una serie di interventi atti a riportare nel range di normalità, fra un mare di virgolette, consentitemi, il proprio parente. Sì. E nelle patologie croniche, questo può essere nell'ambito di una patologia per esempio acuta ortopedica, per cui tu fai una riabilitazione, ma nell'ambito delle patologie croniche noi dobbiamo tendere a dare al soggetto la maggiore autonomia possibile per un inserimento sociale quanto più soddisfacente possibile. Sì, sì, sì. Se vogliamo azzerare completamente la patologia, allora è una frustrazione sia per i familiari, perché hanno delle aspettative di riparazione, sia anche poi per tutta l'equipe riabilitativa. Poi possiamo discutere che cosa si intende per normalità. Oggi certo. Anche le categorie, le definizioni di intelligenza hanno subito delle certo. Grosse anche variazioni, giustamente, certo. Perché si guarda al comportamento adattivo. Certo, e anche all'intelligenza emotiva, non solo appunto, che è fondamentale. Io a volte ad alcune mamme, quando si lamentano, mi dicono però tu sapete, al culo ancora c'ha dei problemi. Signore, è un ragazzo sereno, si inserisce bene, c'ha i suoi amichetti che lo vengono a cercare, ed essere deve certo. Essere contenta di questo, rispetto a qualcun altro che può essere un genialoide, primo della classe, che però ha una serie di problemi relazionali talmente grandi che è isolato e che va incontro ad altre patologie. Certo. Quindi attenzione a quello che si vuole veramente. Molte volte è istintivo che i genitori proiettino anche nei figli, questo lo diciamo per tutti, sì, anche quelle che erano le loro aspettative, quindi sì, inconsciamente sì. Cioè, mio figlio deve fare questo, deve fare quello, e poi il confronto con gli altri è una delle cose che ti veramente più frustranti, perché ognuno è un soggetto diverso che ha le sue luci, le sue ombre, i suoi spigoli, le sue potenzialità, sì, le sue aspetti questo, creativi. Noi abbiamo tanti soggetti oggi che hanno una creatività meravigliosa dal punto di vista grafico, musicale, quindi non è che andiamo a dire certo. Sì, però il risultato scolastico non è brillante come il resto della classe. Non guardiamo questo, guardiamo la capacità, il funzionamento adattivo.